una duplice natura queste acque. Dividono la tonica, ventilata mobilità del mare e la dolcezza specchiante della laguna. Dal digradare dell'isola su cui sorge prende il suo nome Grado, figlia di Aquileia. L'edera del tempo si è abbarbicata ai ruderi della città romana, donde gli abitanti fuggirono per cercare rifugio nelle isole, nelle capanne su palafitte, che dovevano poi diventare i palazzi della Serenissima. Colonne di basiliche riflesse nelle acque e nei ricordi, fori, templi, teatri. Alarico li devastò, Attila li abbatté. Aquileia risorse nel Medioevo col patriarcato. Popone eresse nel 1028 questa basilica romanica. A Natale il diacono vi legge il Vangelo con una spada nella destra, commemorazione della potestà civile dei patriarchi. Il cimitero accoglie i primi caduti dell'altra guerra, il maggiore Randaccio. Tra questi 10 militi ignoti, una madre elesse quello che riposa sulla scalinata bianca. I cipressi alzano le cime nutrite delle zolle dei caduti a guardare di là dal mare, l'Istria e Trieste. Thank you.